Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi continuiamo la nostra avventura con il sesto gameplay di Mad Max. Dunque, prima di raggiungere l'accampamento di Jeff, stiamo cercando di distruggere il maggior numero di avamposti nemici che ritroviamo sulla strada. Infatti la mappa non è completa e man mano che noi ci avviciniamo all'avamposto di Jeff, quel che è, appaiono nuove missioni secondarie. Ok, adesso noi ci troviamo qua e grazie a questo informatore abbiamo scoperto che dobbiamo sabotare la draga e da sud. Dicono che da sud è più facile poter sabotare questo accampamento, questo avamposto. Comunque, richiamoci all'altro informatore e vediamo un po' cosa ci dice. Siamo sul punto, il punto di riferimento sulla mappa. Ok, saliamo in macchina. Adesso ragazzi, io vi sto facendo vedere il primo pezzo della mappa. Come potete notare è enorme. Quindi insieme questo pezzo qui lo faremo tutto, lo completeremo tutto, perlomeno le missioni, queste qui più importanti. Successivamente con le altre zone, insieme a voi farò solo le missioni principali, perché non vorrei stufarvi a farvi vedere anche le missioni secondarie e farvi vedere anche tutto il tragitto in macchina, perché sarebbe solo una perdita di tempo. Comunque, proseguiamo. Informatore me lo dà qua, però presuppongo che sia di sopra. È sparito l'informatore. Era qui, perché la mappa lo segnava. Comunque, vediamo un po' da che parte che possiamo iniziare a distruggere questo avamposto. Proviamo a scendere e usare il binocolo per vedere un po'. No, l'acqua no. Un po' anche per capire più o meno da che parte è che possiamo provare a entrare. Stand, begging for corrosion, plunder, sharpshooters, and scavenger hordes to come. Thank you.
avanti di sicuro. Dobbiamo distruggere quello là. Quindi o facciamo una cosa veloce. Veloce è un parolone, però possiamo provare. Sembrerebbe di no. Quindi mi sa che dobbiamo entrare a piedi. A prendere quell'azione, quindi mi sa che ci vuole un fusto di benzo da mettergli lì. Ciao, andiamo dentro e vediamo un po' e vediamo un po' di dare qualche schiaffone. Beh, se escono e noi riusciamo a ammazzare così, ben venga. Ok, direi che questi sono morti. Abbiamo pochissima energia. Quindi direi che possiamo bere qualcosina. Direi farci un cicchetto. Ok. Bene, qua ci sono tutti i serbatoi della benzina che mi sa che ci possono servire per sfondare quel portone là di prima. Serbatoi di trasferimento. Allora, proviamo a prendere un serbatoio. Metterlo qua. Vedere se scoppia tutto. Sì, perfetto, scoppia tutto.
Quindi così è fattibile la cosa. Dunque, noi siamo arrivati da lì. E proseguiamo di qui. Ok, quindi possiamo scendere anche di lì. Facciamo il pieno la borraccia. That's all for now. There'll be more later. Pozzo di petrolio. Questa parte di progetto può essere usato per realizzare il progetto pozzo di petrolio nella fortezza di Jet. Hai uno di due parti per il necessario. Ok. Bene. Allora, perlustriamo prima questo piano qua. Ok. Che schifezze mette ma anche questo qua. Vabbè. Ah, lì c'è un altro un'altra tannica da far saltare. Quindi quella tannica, quella là usiamo qua. Ok, bene. Tanica. Diamo il fuoco. E abbiamo distrutto anche quelli, perfetto. Proseguiamo di qui. Anche se là c'era una scala che ci portava giù, vediamo un po'. Vediamo un po' quella di sopra dove ci porta. Dai, dai, non perderti in chiacchiere, vieni su. You just...
serbatoio di trasferimento, quindi prendiamo un bel serbatoio, diamogli fuoco e lanciamolo. Di 10, quindi ragazzi ce ne mancano ancora 5, quindi andiamo in quella zona prima, perlustriamo qua, non c'è niente, possiamo scendere. Ah, là c'è un altro serbatoio, vediamo se riusciamo a distruggerlo da qua. E te chi è che sei? Chiede esplosione, quindi anche questo. Perfetto, prendiamone un altro. Può sempre venire utile in questo. Dunque, prima abbiamo lasciato indietro un pezzo che c'era da scendere. Ecco, non proprio così, però... Mi chiede piede di porco, se no lo facciamo esplodere. Niente. Dunque, c'era una scaletta che ci portava giù, vediamo un attimo dov'è che l'abbiamo lasciata indietro. Qua è da dove veniamo, qua abbiamo fatto saltare tutto, dovrebbe essere qua se non sbaglio, eccola là.
Ah. Ok, ancora due dobbiamo prenderne. Levi qualcosina. C'è ancora due cisterne, dobbiamo distruggere. Dunque, allora direi che, visto che non abbiamo il piede di porco per passare di lì, allora facciamo un giro. Consisteva nel passare su di qua e attraversare il ponticello. Ok, lì c'è una scala da scendere e per scendere vediamo. Dunque, questo innanzitutto lo possiamo distruggere. Ok, ancora una. Da lì è l'entrata principale. Come da per chi può, ma io non vedo niente. No. Dunque, vediamo un attimo. Essere nascosto da qualche parte sto cisterna qui, meno che non sia proprio sotto qua. Tipo, ecco, tipo una cosa del genere. Thank you.
sento anche delle voci, quindi non so se è il cibo. Lasciamo un saluto al massimo, niente. Dovremmo scendere, mi sa. Dovremmo scendere. Ma più che benzina qua non mi dà. Benzina, benzina, salvata. Forse da di qua? Proviamo. Perfetto. Ci manca un'insegna e 3 rottami per completarlo al 100%. Comunque direi niente male. I rottami li possiamo sempre recuperare successivamente, i pezzi che non riusciamo a recuperare durante la missione. Comunque ragazzi, io direi che il nostro 6° episodio di questa serie Mad Max finisce qui. Comunque spero che la nostra avventura vi stia piacendo, perché a me non dispiace, anzi direi che pian pianino mi sta acchiappando, direi, non poco. Comunque, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e condividete sui vostri social network. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.